Qual è la situazione dell'economia circolare nel nostro paese? Se ne parla tantissimo, bisogna cominciare a farla di più, mettendo in piedi iniziative concrete, imparando dalle esperienze che già ci sono, andando a trovare dei riferimenti anche territoriali per poter far partire nel concreto questa cosa di cui tutti parliamo, ma che spesso nei territori fa fatica a decollare. Da questo punto di vista noi crediamo che sia importante che venga identificato un soggetto che senza nessuna voglia di primazie coordini le iniziative di economia circolare e faccia questo lavoro di trasferimento delle esperienze. La piattaforma sull'economia circolare di cui presentiamo oggi i primi risultati si pone questo obiettivo. E per il patrocinio dell'evento? Ringrazio anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che oggi sarà rappresentato dal sottosegretario Salvatore Micillo. Il riscaldamento globale, siamo fuori anche con il consumo del suolo, con il ciclo, diciamo, i precursori. 46 anni fa si è già parlato di economia circolare, agitando per portare avanti questa variazione, da questo modello che lineare a un modello Oscuro. Le trasformazioni naturali sono alimentate dall'energia del sole, la materia rientra sempre. Focalizzare l'attenzione su questa barra che ci dà lo share tra quanto importiamo paesi europei, cioè Francia, Germania e